incontrare al Senato in sede di conferenza dei capigruppo e di commissione prima due comunicazioni di molto. Una che riguarda l'approvazione che abbiamo fatto in giugno del deliberato di quanto ci ha proposto la Confederazione Contributori Diretti in ordine a una promozione dell'ordine del giorno che riguarda la CETA che acronimo che vuol dire, scusate in inglese, Comprehensive Economic and Trade Agreement, di fare un accordo economico commerciale globale tra l'Unione Europea e il Canada del 30 ottobre 2016. Voi mi direte cosa c'entra il contributo di reddito. Stiamo parlando di una materia, ve la sintetizzo molto, che a livello governativo è forte con i contributori diretti che ha contestato una parte di questo accordo. È chiaro che è un accordo di circa 1600 pagine che ha quello che mi sono documentato, per quello che sono riuscito a capire, ha moltissimi aspetti positivi. Peccato che tutto ciò che riguardi l'agricoltura e soprattutto il nostro Made in Italy, da quello che ho capito, da quello che ho letto, da quello che ho visto, potrebbe avere delle pesanti, soprattutto per quello che riguarda i famosi prodotti che noi tuteliamo con marchi, che a livello di Canada, l'accordo tra l'Unione Europea e Canada, vengono, diciamo, non dico copiati in molto termine, ma riprodotti come prodotti canadesi, made in Canada. E vi faccio alcuni esempi per rendervi parmesan, la Siago, la Fontino, la Gorgonzola, li fanno anche in Canada, made in Canada. Cioè, pensare che questi prodotti possono essere made in Canada. Di riflesso noi potremmo, con talora, esportare il prosciutto di Parma DOP, che fino ad ora non è proibito, ma però anche loro fanno il prosciutto di Parma. Cioè, adesso non voglio banalizzare, però c'è tutta una parte di aspetto che riguarda i prodotti nostri tutelati che con questo accordo qui verrebbero, non dico quantomeno copiati, ma subirebbero delle penalizzazioni, almeno a giudizio dei produttori diretti e di molti altri organismi, ma che io condivido perché in effetti è così. È vero che c'è anche il riconoscimento di alcuni marchi nostri, 41, peccato che non ne abbiamo quasi 800, c'è anche qui. L'ultima parte è quella che forse preoccupa ancora di più di questa situazione che già ne passiamo. Il CET introduce l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie. Vuol dire che i prodotti canadesi che non sono costanti, mentre la nostra tipo di legislazione, ma sono molto più, non hanno i vincoli che abbiamo noi, poi noi rischiamo di avere, di importare prodotti che risultano trattati in maniera diversa dalla nostra, ma soprattutto in maniera non più consentita in Italia da tanto tempo. Hanno in primis. Quindi per tutte queste motivazioni ci è sembrato giusto trovare l'ordine del giorno, poi come vedete sul sito del Comune, lo potete consultare, è già deliberato, e trasmetterlo come ci chiedevano loro. Abbiamo trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, al Ministero della Salute, e alla Coordinata di Pavia che ha promosso questa iniziativa. Io mi sono confrontato anche con il capogruppo di Prima Stradella che appunto mi aveva sollecitato espressamente, abbiamo concordato che usare la via più veloce che era il delibero di giunta e poi trasmetterla a tutti questi indirizzi.
urbani dei locali seminterrati esistenti. La nota è entrata in vigore il 28 marzo, fa tempo a tale dati. I comuni hanno tempo fino al 26 luglio 2017 per l'adeguamento o l'esclusione di alcune zone per sole esigenze legate alla tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo. La legge sul recupero dei seminterrati esclude già a priori le zone interessate da operazioni di bonifica o da fenomeni di risalita dell'acqua. Fatta la valutazione dei nostri uffici del reparto urbanistica, per il nostro comune, in ragione delle prescrizioni che già sono previste nel piano di governo del territorio, che ha adeguato le proprie norme a quelle del PAI, operano già le limitazioni nelle aree esondabili del Torrente. Per tali ragioni si è ritenuto che il recupero dei seminterrati, a differenza dei sottotetti che non necessitavano di intervenire, non determini impatto a livello della percezione visiva sul territorio e quindi si ritiene di non porre ulteriori limitazioni rispetto a quelle già previste dalla legge regionale 7/2017 e dal vigente ovviamente che non dovranno il territorio. Per questo l'interno ha scritto ieri un ambito di informazione che non è stato ritenuto di intervenire come peraltro abbiamo fatto. Non avete le comunicazioni molto velocemente prima di presentare. Facciamo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è d'accordo? Unanimità. A questo punto veniamo al punto 3 dell'ordine del giorno, fusione per l'incorporazione di Azzac S.P.A., Novali Stradella S.P.A., Imbroni Stradella Pubblica, provvedimenti. Sono, come vi dicevo, sono presenti qui con noi la dottoressa Angela Martinotti, consigliere di Imbroni Stradella S.P.A., in rappresentanza del Comune di Stradella, che ha seguito tutta la vicenda della fusione per l'incorporazione, il professor Ferdinando Superti Furca, professore emerito dell'Università di Pavia, che ha elaborato uno dei documenti che è alla vostra attenzione, il dottor Ciro Lucchini, amministratore unico di Imbroni Stradella Pubblica SRL, che sarà poi la società, la nuova società che accoglierà la fusione di corporazione, e che ringrazio per la loro presenza e per il contributo che poi daranno nella discussione di questo punto, presentare l'ingegner Bottino per eventuali interventi tecnici che fossero necessari. Allora, molto, che qui c'è però di essere abbastanza veloce di introduzione. Di fatto noi stiamo parlando del primo percorso che avevamo iniziato nel 2014, nel 2015, ma che era nato con la legge di stabilità del 2014, che prevedeva che entro il 31 marzo del 2015 fosse redatto un piano di razionalizzazione delle partecipate. Noi abbiamo, con il diretto sindacato temperato, siamo venuti in Consiglio Comunale il 30 aprile 2015 per portare la gestione del Consiglio Comunale. Dato che poi questa legge prevedeva che anche nell'anno successivo si dovesse fare una relazione aggiornata, il 28 aprile 2016, con delibera 21, siamo tornati in Consiglio Comunale per illustrare sostanzialmente il fatto che non ci fossero particolari sviluppi, ma per confermare questa scelta. In queste due delibere di Consiglio Comunale però ci diceva molto chiaramente che l'obiettivo sarebbe stato quello di arrivare alla trasformare appunto queste tre società in un'unica società. Poi il metodo scelto verrà spiegato. Noi al percorso che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto che abbiamo fatto alla conclusione di stasera, noi stiamo parlando di tre società che infatti non le abbiamo diciamo sciolte immediatamente secondo la mania. Peraltro dobbiamo anche dire che non per dire che noi siamo migliori degli altri, per non dire che però al termine del 31 di marzo per fare una relazione sulle partecipate l'ha rispettato circa un terzo degli enti che dovrà rispettare. Non vi dico, l'avete letto sui giornali, in articoli e quant'altro, quanto sono i partecipati in Italia, sono circa 9.000.
Ce n'è uno ogni circa 9.000 residenti in Lombardia, ci sono percentuali peggiori, ma di fatto dal 2000 ad oggi c'è stato sempre un incremento di questo strumento, in più delle volte, o comunque in percentuale molto elevata, quando sono poi dati di provare, si tratta di artifici fatti per ridurre la normativa o di scatole vuote, non è certo il nostro caso, però statisticamente si sono verificati. Noi stiamo parlando di tre società che negli ultimi tre esercizi, 2014, 2015 e 2016, hanno chiuso tutte e tre i loro esercizi in attivo. Stiamo parlando di tre società che tutte e tre hanno 136 dipendenti, ACO 40, Provincia S.P.A. 79, la Pubblica 17, appunto che hanno avuto utili negli ultimi tre esercizi, e che tutte e tre hanno partecipazioni in altre istituzioni. ACOP in Torri Acque, Provincia della Gas, poi Minori in Acqua Planet, la Banca Centro Padana e a Sconfini, e la Provincia della Pubblica anch'essa ovviamente in Torri Acque. Ci sono state fatte le assemblee dei tre enti, prima la Provincia della S.P.A. e gli altri due, che hanno appunto fermato il percorso che è stato fatto, la scelta appunto di fare la fusione per incorporazione, che poi i nostri esperti spiegheranno perché, e di procedere con celerità a fare in modo che i comuni interessati alle tre società, che per la gran parte sono gli stessi, salvo alcune eccezioni, cioè non tutti hanno partecipazione nelle tre società che al momento ci sono ancora, per fare in modo appunto che il percorso potesse concludersi, perché poi sono previsti depositi, tempi tecnici, tutta una serie di adempimenti, ma che sarebbe utile esaurire entro la fine dell'anno, in modo da poter partire con l'esercizio dal 1° gennaio al 31-12 già con la nuova SRL. Ed è per questo, scusi, non avevo detto che non mi avrei più disturbato durante l'estate, quando abbiamo anticipato da giugno l'assestamento, però di fronte a questo percorso che sono anni che stiamo facendo, mi sono permesso di disturbare anche per fare in modo che anche il Comune di Stradella potesse discutere di questa fusione per incorporazione. Gli altri comuni hanno meno problemi, perché la gran parte dei comuni, scadenza fine luglio, deve approvare la stabilità. No? Noi l'abbiamo già fatto e hanno avuto il comunicato. Ancora un paio di considerazioni, sperando di non dire delle sciocchezze, se dico poi l'attore di Fuggiano. Abbiamo parlato delle tre società. Perché no, arriviamo a fare, vabbè, si capisce perché, ma è bene ribadirlo, le motivazioni in base alle quali, anche adesso quelle previste dalla Maria, ci hanno comportato ad adottare una decisione di questo tipo. Cioè la coerenza innanzitutto con le prescrizioni della normativa in materia di società pubbliche, le prescrizioni della struttura della normativa in materia di società pubbliche operante secondo il modello in house providing, nel caso nostro, per garantire sinergie gestionali e risparmio di costi e di incremento dell'efficienza a favore della collettività, quindi realizzare economie di scala, sostentamento del patrimonio, la situazione patrimoniale, la razionalizzazione delle spese, e soprattutto garantire in ogni caso la conservazione del valore della partecipazione già detenuta nelle rispettive società. Come vi dicevo, per arrivare al perfezionamento dell'operazione occorre l'approvazione delle assemblee delle rispettive società, che è stata fatta con l'iscrizione presso il registro delle imprese, stipulata la fusione, ma occorre soprattutto che i consigli comunali deliberino questo.
momento avranno tutte le richieste che ho fatto, la discussione, e alla fine il dibattito ovviamente faremo le dichiarazioni di voto. Dovremmo poi chiudere il punto numero 3. Quindi punto A, ecco, poi ci possono essere anche delle richieste di precisazioni in ordine alla delibera che andiamo ad adottare, potrebbe essere anche contribuito anche alla formulazione materiale. Dottoressa Martinotti, a lei. Grazie, buonasera a tutti. Allora, lo spiego con piacere perché ci abbiamo dedicato impegno, ci lavoriamo da tempo, come abbiamo sentito, ma soprattutto ci crediamo, nel senso che le società hanno pressoché, come sapete, soci comuni. Hanno settori di attività altrettanto importanti, hanno patrimoni netti che, come sapete, misurano il valore della società, quantomeno da bilancio, redatti anche con criteri omogenei, perché con tutti i professionisti che abbiamo lavorato e i bilanci che abbiamo sempre discussi sono confrontabilissimi. Sono solide, nel senso che abbiamo sempre fatto delle operazioni di estrema prudenza, non abbiamo mai rivalutato dei cespiti che non erano tagli in alto che serviva per non tagliare i quadrini. Quindi una serie di circostanze, poi non da ultimo, oltre a questi aspetti economici anche di norma, di ridurre i costi delle partecipate, e quindi l'operazione è sorta già da un po' di tempo in quest'ottica. Le società sono tutte società pubbliche, la scelta di fusione per incorporazione in una delle tre e in particolare nell'SRL è stata dettata da motivazioni opportunistiche economiche, perché con un perito che deve asseverare, e la fattispecie del professore ci ha parlato bene e che conosce il bilancio, eccetera, abbiamo anche evitato che ci venisse imposto un concetto di tribunale, che non fosse il bilancio del tribunale, tanto per fare un buon esempio. E poi i tempi, soprattutto, anche abbiamo potuto accelerare i tempi. Quindi le società hanno già approvato i loro bilanci, quindi i tre bilanci degli esercizi precedenti, 14, 15 e 16, sono confrontabili, sono stati utilizzati e sono depositati in atto, come tutti gli altri che sono il progetto di fusione, che spiega queste motivazioni economiche, tecniche, giuridiche di adeguamento, e poi anche la scelta operata. La scelta operata, essendo come criterio, avendo avuto un unico perito e un criterio unico, è stata anche questa grande opportunità, perché non è stato necessario cambi strani. Abbiamo detto, abbiamo i patrimoni, abbiamo pressoché gli stessi soci. Facciamo una fusione per incorporazione, sommiamo col metodo patrimoniale i patrimoni netti, stanti anche che noi non siamo una società che va sul mercato, che deve quotarsi, che deve cedere le sue quote. Quindi lo stesso criterio, la somma dei patrimoni, la media mediata algebrica poi delle somme, e questo è un lavoro di mera algebra semplice, nulla si toglie, nulla si aggiunge, e quindi non si vanno a scatenare imposte, operazioni strane, compensi, conguagli, tutta la somma e i rapporti giuridici, che non è cosa da poco, e i contratti e i dipendenti restano unificati nella società beneficiaria della fusione per incorporazione. Ora, abbiamo detto che è stata scelta la SRL per questi motivi di utilità, peraltro lo accenno solo velocissimamente, ma i tecnici, se c'è qualche tecnico lo sa, il diritto commerciale è stato
bancare, come si dice, il nostro lavoro, il nostro progetto, abbiamo un patrimonio, la somma di tre patrimoni sono 13 milioni di euro. Quindi, insomma, ci presentiamo con una forza forse negoziale in forme. Quindi, tutti questi passaggi erano la predisposizione del progetto, quindi l'Assemblea Monti hanno autorizzato i consigli di amministrazione a redigere il progetto in questo modo, diffusione per incorporazione nella Rodi Stradella Pubblica SRL e le altre due.
per diversi motivi. Io sono molto legato a questa terra, per la bellezza della sua natura, per la bellezza dei monumenti che insistono su questa terra, per la sua storia e per la simpatia dei suoi abitanti. Questo lo posso dire, perché sono stato, ho insegnato per oltre 30 anni in questa famiglia, quindi avrò conosciuto grosso modo dai 10 ai 15 mila ragazzi della zona. E quindi ho motivo per poter dire queste cose. Vorrei anche dire che nell'ultimo po', visto, non so perché, ho trovato gli studenti particolarmente brillanti. E proprio gli studenti, a molti studenti, ad alcuni studenti nell'ultimo po' ho dato le terre. E anche a una giovane studentessa di allora che si chiama you.
delle società degli ultimi anni presentano sempre degli aspetti positivi. Quindi vuol dire che i valori che si trovano all'interno dello stato patrimoniale, che fanno parte del cosiddetto operato di bilancio, corrispondono anche a quelle valutazioni che si dovrebbero dare in termini di determinazione. Grazie professore, adesso la parola all'amministratore unico, all'amministratore della Repubblica, secondo chi? Io vorrei ringraziarvi sia per l'invito a partecipare, sia per la nostra disponibilità. Già la dottoressa Martinotti ha illustrato molto chiaramente che la politica è molto importante, soprattutto perché tutto questo processo che noi abbiamo imbastito aveva, oltre che a incapissare, che io poi sulla base di una visione più generale, non certo scientifica come quella della precedente, anche quello del risparmio dei costi. E concludere l'operazione che ci siamo dati, oltre a permettere un miglior funzionamento, perché ci aiuta a fare dei bilanci, eccetera, ci permette anche di risparmiare sui costi che l'operazione comunque apporta e che noi abbiamo. L'idea di fondere le società è un'idea che io mi ricordo quando ero ancora sindaco.
fusione è ovvio che comporta per le aziende un passaggio che io definirei quasi un passaggio d'epoca, che però deve essere rapportato alla storia di queste aziende e alle motivazioni che hanno portato queste aziende a operare sul nostro territorio, perché sostanzialmente no, sono aziende che derivano dal territorio, sono partiti, diciamo, dalla struttura del consorzio e hanno
sono aggiunti altri comuni, tra cui per esempio il comune di Stradella e il comune di Broni, che voi potete pensare cosa rappresentano. E noi, come Broni Stradella Pubblica, abbiamo preso in carico il sistema fognario di Stradella e il sistema fognario di Broni. Quindi queste sono valutazioni che io prego sempre il consigliere e gli amministratori di fare, perché con tutti i limiti, io dico sempre, queste aziende hanno dimostrato di avere al loro interno, e qua non posso spendere una parola, veramente delle professionalità di cui io come amministratore, penso anche il territorio, possa andare tranquillamente fiero per le capacità che hanno dimostrato. Con un'azienda unica, queste professionalità, a parer mio, oltre alla riduzione dei costi, possono chiaramente specializzarsi in un settore, perché adesso invece un tecnico è obbligato a fare un po' di tutto, deve fare appalto. Io ragiono molto terra a terra, però vorrei farvi capire anche perché stiamo parlando poi di cose che sono. Deve fare l'appalto, deve andare a fare il sopralluogo, deve firmare il permesso. È chiaro che se noi vogliamo strutturarci per stare su un mercato diverso, con dei numeri diversi, noi dobbiamo valorizzare le nostre professionalità, specializzandole in un settore specifico. Perché permettete, gli amministratori passano, ma un'azienda che rappresenta il territorio deve assolutamente rimanere. In più, un'azienda che si struttura con un patrimonio di questo tipo, oltre ad avere la possibilità, quindi va a chiedere degli strumenti finanziari per realizzare delle opere, di avere effettivamente un patrimonio che permette agli istituti bancari di finanziarci con più sicurezza, quindi questo anche vantaggio. Dà anche la possibilità agli azionisti o alle persone che verranno ad amministrare queste aziende di pensare anche con le aziende di potersi mettere a fare delle altre attività, perché il mondo è in continua evoluzione, si va verso l'energia di tipo verde, si va verso certi tipi di servizi sociali. In un domani può darsi che queste aziende non abbiano più senso, o può darsi che queste devono avere un senso. Quello che secondo me il territorio deve fare è quello di avere un'azienda il più possibile efficiente, di avere delle persone che lavorano in queste aziende il più possibile preparate, per essere in grado di continuare quantomeno con dignità e con capacità ad affrontare le sfide che si presenteranno. Io ripeto, penso di chiudere qua il mio intervento, perché per quanto riguarda i dati tecnici le altre cose, è ovvio che la preparazione del professore e della dottoressa illustreranno molto meglio di tutte le parole che dicono, però lo spirito che ha guidato non solo me, ma anche i presidenti delle altre due aziende è stata un'attenta riflessione su questi argomenti. Io sono a disposizione per eventuali chiarimenti e vi ringrazio ancora per la disponibilità. Grazie. Bene, ringrazio solo qui per il suo intervento molto appassionato e lucido. A questo punto io aprirei la discussione con una prima fase, con la richiesta di un'operazione di questa complessità che vorremmo fare. Sì, grazie signor Sindaco, ben trovati colleghi consiglieri, grazie agli esperti per il loro intervento e le loro delucidazioni. Ma dal punto di vista tecnico, l'operazione di fusione delle tre società in oggetto che viene proposta questa sera incontra il nostro parere favorevole. Effettivamente queste tre società operano sul medesimo territorio e hanno pressoché gli stessi soci. Si parla inoltre di razionalizzazione in termini della riduzione dei costi e delle risorse. Inoltre queste operazioni qua vengono anche incentivate dalle direttive nazionali. Ci sono però a nostro avviso dei punti che necessita approfondire e chiarire. Innanzitutto
esempio al servizio di gestione dei rifiuti che viene fornito da questa bella SPA, una tipologia di raccolta rifiuti che è vetusta e inappropriata rispetto a quello che è un obiettivo di minor conferimento possibile della parte differenziata di inceneritore e la previsione, diciamo, di una salvaguardia dell'aria e dell'ambiente. Siamo ancora in attesa dell'ampliamento della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta. È una partita, una sperimentazione ormai 4 anni fa, nel 2013, che sembra, non si sa se voglia essere ampliato o meno. Siamo ancora in attesa, poi, diciamo, di un'introduzione, di qualsivoglia miglioramento di questo tipo di raccolta dei rifiuti che possa appunto raggiungere l'obiettivo di cui parlavo prima. Siccome è stato anche oggetto di interventi a mezzo stampa e televisivi, per aggiungere un ulteriore contributo a quella che è stata la questione relativa all'eventuale incompatibilità dell'assessore Poggi con il suo ruolo di amministratore. Ecco, noi non ne vogliamo fare assolutamente una questione personale, perché questo manderebbe una dimensione del giudizio che per nulla ci appartiene, non ne facciamo nemmeno una questione di percentuale, cioè di quella percentuale si sta dentro o meno questo 20%, che termini di legge sarebbe impraticabile. Ne facciamo essenzialmente una questione di opportunità rispetto a una questione, diciamo, di trasparenza nei confronti dei cittadini e dei nostri elettori. A nostro avviso, cioè, è opportuno che nella giunta del comune, che avrà la maggior quota azionaria all'interno della nuova società, faccia parte l'amministratore unico di questa terra. Sì, se non ci sono domande per quanto riguarda la tecnologia, che qui va illustrato, vi ringrazierei. Questo è già un consistente risparmio rispetto a prima, perché quindi verranno chiuse le sedi dell'ACOC, le sedi della Rolling Stone e della SPA, e tutto rimarrà in una stanza. No. Se posso intervenire su questo, il mandato che abbiamo noi come amministratori è un mandato a termine, nel senso che nel momento in cui viene realizzata la nuova società, nomineranno i nuovi amministratori. Allora è chiaro che la nuova società è un'importante
diventerà il nostro patrimonio cercare di evitare, per esempio, provenienti
una ulteriore precisazione su come questa operazione possa portare a un incremento delle risorse. Allora, adesso sicuramente la maggiore efficienza deriverà dalla riorganizzazione interna che si potrà porre in essere. Faccio un esempio banale. Media e ottiene sul patrimonio la verità che il professore ha dato. Quindi
scusate, è così chiuso, delle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali. Non facciamo fulminante, adesso questo è, ci saranno per tutti i vari passaggi, sapremo, il comune di Stradella avrà autorevole voce e sentirò ovviamente tutti, però al momento noi possiamo anticipare scelte esclusivamente le nostre, saranno partecipate. Allora, se ci sono altre richieste di chiarimenti, di informazioni ulteriori tecniche, prendete pure la parola, se no passiamo alla fase della dichiarazione di voto, se siete d'accordo. Però è un po' diversa dal mio punto di vista.
Altri interventi? Sempre sulla... No, non ancora, non ancora. Sono interventi sulla votazione. Quando nessuno mi ha potuto intervenire, allora procederemo alla dichiarazione di voto. Volete fare altri interventi? Allora possiamo, siete d'accordo se passiamo alla dichiarazione di voto? Ok. Allora, per dichiarazione di voto, chi vuole prendere la parola? Capogruppo alla Camera. Il nostro sarà un voto di astensione, come dicevo prima, dal punto di vista teorico, tecnico, l'operazione contro il nostro parere favorevole. Da un punto di vista pratico, ci lasciamo il beneficio del dubbio per vedere se possiamo valutare e osservare con attenzione l'effettivo incremento dell'efficienza dei servizi che verranno erogati alla collettività. Sulla carta questo sarà possibile, vediamo se ci sarà più riscontro. In fotocopia, praticamente con la Nazione ci ha mai parlato su questo argomento, mi auguro che questa fusione per incorporazione e quindi gli effetti della riduzione dei costi non si limitino al fatto che anziché il Consiglio di amministrazione 6 più 1 dell'SPA o dell'ACO, dove peraltro due consiglieri non vengono pagati perché sono dipendenti del Comune di Roma e del Comune di Stradella. Facendo rapidamente la somma, il fatto che si passerà per il finimento, ma anche questo non si sa. Si sa tutto che sarà una cosa meravigliosa, ci saranno dei risparmi, dei costi, dei servizi, ma non si sa se la nuova società avrà un amministratore unico o un consiglio di amministrazione che può andare da 3 a 5 membri. Se sarà per il finimento un consiglio di amministrazione di 5 membri, il risparmio sotto questo profilo rispetto a prima si ridurrà grosso modo il calcolo che ho fatto io attorno ai 30.000 euro e su un bilancio complessivo di ricavi si saranno tali quali anche nel 2017 che assomma circa 20 milioni, si tratta di ben poco. Quindi anche da parte nostra il voto sarà un voto di astensione, indubbiamente potrà portare dei benefici, sarebbe stato più corretto a mio giudizio se nella molto scritto in maniera molto enfatica, oltre a riportare sicuramente questi tratti da queste frasi chiede troviamo quasi tutti i documenti. Anziché scrivere ci sarà o comunque c'è un risparmio di costi nell'accentramento, ci dovrebbe essere, questa era forse la formulazione più esatta, un risparmio di costi e un maggiore efficientamento di servizi. Anche perché ci sono storie diverse di questi tre enti, non tutte esemplari, io ricordo, ma non voglio tediarvi più di tanto, la vicenda del caso Milano che ha caratterizzato e fatto discutere parecchio per forse un decennio come è finita e sicuramente non in modo positivo questa terra. Quindi l'assenzione. Sì. A me pare che un voto favorevole a questa deriva che ci viene proposta sia nell'ordine naturale delle cose, potremmo. No, penso che la questione è adesso anche da un altro, stasera, penso che la questione sia molto semplice, al di là di tutte le valutazioni di stimolo e di cosa potrà succedere e in che modo poi la nuova società potrà operare. Io ci auguriamo che posso operare al meglio. Penso che la questione semplice è se questo è un matrimonio che c'è da fare o un matrimonio che c'è da fare. Io ho provato a fare un ragionamento al contrario, cioè ho provato a cercare quali potessero essere le ragioni o alcune ragioni per dire che questo è un matrimonio che si deve fare. E se volessimo rispondere quindi negativamente, dovrebbero essere verificate alcune condizioni essenziali, cioè che questa è una decisione estemporanea, in contraddizione con la volontà consolidata del tempo, che non risponde ai tempi e alle normative correnti, di più che non corrisponde allo spirito del tempo, che non ci sarebbero ragioni di continuità
non ci sarebbero criteri di valutazione adeguati nel codice di motivazione giuridico economiche. Ecco, a me pare che dalla documentazione, dalla ricca documentazione che abbiamo potuto consultare, dalle relazioni, dalle presentazioni di questa sera sono state fatte sia dal professor Martinotti, dal professor Fuga, dal presidente della Ministra della Pubblica, ecco, mi pare più che niente che per ognuno di questi punti noi siamo invece di fronte a ragioni decisamente opposte. Ragioni che convincono della bontà dell'operazione e del sostegno. Per carità, nessuno pensa che stiamo andando verso il migliore dei mondi possibili. È uno sforzo, ma riprendendo quei punti che ho provato a leggere in negativo, provo rapidamente a questo punto a leggere o a rileggere in positivo. E allora, come è stato sottolineato, questa fusione si colloca nel solco di una storia antica e di una storia recente. La storia recente è quella che il sindaco nella sua introduzione ha richiamato riprendendo i passaggi più recenti del 2015-2016 del Consiglio Comunale, che già indicavano scelte e indicavano scelte che sarebbero andate a confluire in questo percorso. Ma io vorrei sottolineare, non è troppo vecchio qua dentro, vorrei sottolineare anche le ragioni di una storia molto, molto lunga. Io la ricordavo, io vorrei andare ancora più indietro, andare alla fine degli anni '80, vorrei andare cioè a discussioni all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'allora Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo di Mistrella, che già aveva più volte richiamato la necessità o comunque l'interesse perché non ci fossero società a molti servizi diverse sul territorio. Ricordavamo qualche sera fa con Franca che appunto penso che nelle assemblee, nei verbali d'assemblea tra gli anni, fine anni 80 e primi anni 90, non si concludesse un verbale d'assemblea in cui non si evocava appunto la volontà di andare. Ecco, allora a questo punto, per queste ragioni, penso che potremmo dire che non è troppo presto, anzi, forse appunto un percorso è troppo lungo per arrivare a questo risultato. È una scelta al passo con i tempi? Certamente, certo, è stato detto, c'è una normativa, si fa più stringente, ma c'è una normativa fatta più stringente che, come ricordava prima il sito, con la legge giornale di questi giorni, una normativa tanto stringente che non è tanto rispettata. Una normativa che vede la moltiplicazione delle società, anziché la moltiplicazione delle società. Quindi credo che questo sia un esercizio virtuoso, non soltanto perché risponde alla normativa del passo con i tempi, in un quadro generale appunto che pare di controtendenza. Ed è perfettamente coerente con le normative delle società. Non sto a insistere più di tanto sulle ragioni di opportunità tecniche, di semplificazione, gestionale amministrativa, di razionalizzazione, accompagnate da un incremento almeno a livello potenziale dei servizi. Credo che non possiamo decidere questa cosa per essere i servizi, ma penso che nell'ordine naturale delle cose ci dovrebbe essere questo. L'economicità, un'economicità che sia fatta dal Consiglio di Amministrazione, dal risparmio sul Consiglio di Amministrazione, poco tanto che questo possa venire, ma l'economicità dovrebbe essere vista e letta in un contesto molto più ampio di razionalizzazione dei servizi, di utilizzo. Chi ci ricordava ad esempio l'utilizzo delle attrezzature, della possibilità di sinergie in questo senso, no? E il fatto che al di là di tutto si passa dalla società ad una. Poi la ragione, l'ultima ragione, credo non ci siano dubbi, sulla bontà del percorso scelto, cioè
rispetto alle possibilità anche giuridiche, normative che ci potevano essere, una fusione per l'incorporazione, proprio per il percorso adottato che ci è stato dimostrato e per l'argomentazione a sostegno delle operazioni. Stasera è stato presentato questo percorso, le ragioni anche di opportunità di accelerare i tempi, e qui già c'è la prima logica del risparmio, semplicemente, se riusciamo a rispettare i tempi. Certo, poi noi stiamo dando il via, stiamo varando, stiamo deliberando per il varo di una società che poi saranno tutti i soci che entreranno in questa società a determinare quale sarà il percorso, ci sarà il ruolo di Stradella, ma la Stradella sarà forte per la sua presenza, ma sarà quindi per la sede piuttosto che per altre cose si deciderà, e per le scelte strategiche, sinergiche, quello che vogliamo saranno. Quindi io credo che le motivazioni siano più che convincenti e soddisfacenti per poter dire che stiamo andando verso una soluzione, un percorso che dovrà vedere tutti impegnati, perché se ci saranno difficoltà, magari ci saranno senz'altro, ci saranno problemi da superare in itinere, però una forte determinazione da parte dei soci di questa nuova società perché appunto si possa compiere, si possa dare atto, si possa dare seguito a quelli che sono i presupposti, i principi in base ai quali nasce questa. Quindi, perfettamente a voi. Io volevo, se permettete, in sede di dichiarazione di voto, però per chiamare anche una ancora l'attenzione dell'assessore Poggi. Allora, permettetemi, io potrei cavarmela molto rapidamente e ci azzecca con tutto il dibattito con la rapida documentazione. Però ecco, io vorrei sottolineare un aspetto interessante e devo dire che fronte, dopo alcuni scivoloni, anche sui giornali, sul corso, così magari non tanto corretti, mi fa piacere che a questo punto, nella dichiarazione del collega Lagata, si parli di opportunità. Dopo che per mesi si è sentito e si è visto sui giornali di incompatibilità, di inflessibilità, che è ben altra cosa. L'opportunità, per carità, nell'ordine si può decidere che si può ritenere una cosa opportuna o non opportuna, ma è ben altra cosa rispetto alla legittimità, ad atti non congrui e non corso. Allora, permettetemi di concludere con un aneddoto, visto da proprio, cioè, io di fronte a questa insistenza, il problema sembra l'assessore Poggi, ecco, io a me viene in mente un aneddoto che raccontava Antonio Gramsci, anzi che raccontava, in una lettera, mi sembra del 28, a sua moglie Giulia, lettera del carcere, raccontava come negli anni 20, negli anni, tra gli anni 19 e gli anni 20, un giovane operaio molto ingenuo e molto simpatico, dice Gramsci, ogni sabato sera, dopo l'uscita dal suo lavoro, l'operaio, andava nell'ufficio dell'Ordine Nuovo, e per essere tra i primi a leggere la rivista dell'Ordine Nuovo. E racconta Gramsci, e diceva spesso, non ho potuto dormire, oppresso dal pensiero del Giappone. Cosa fa il Giappone? Era il Giappone che lo ossessionava, perché il Giappone gli sfuggiva. Ecco, non vorrei che per il gruppo Strada Nuova l'assessore Poggi diventasse il Giappone. Bene, ti ringrazio per l'opportunità. Quindi pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, ovviamente facendo mie le ultime considerazioni di Lombardi sulla dottore Emilio Franco Poggi, che ha ancora in mano totalmente solidarietà. Allora, fusione per l'incorporazione di Acqua S.p.A. per Nuova Stradella S.p.A. e Nuova Stradella Politica S.r.l. Provvedimenti. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 11 più 1, 12. Non è fatto fuori il conto. Chi è contrario? Chi si astiene? 3, 4.
immediata esigibilità è favorevole, al contrario chi si astiene, stesso tipo di votazione. Allora ringrazio la dottoressa Martinotti, ringrazio Siro che per il suo intervento è appassionatissimo, sappiamo il suo livello di competenza. Grazie a voi. Quasi quasi gli metteremo un altro consiglio per vedere di cosa diciamo. Grazie, grazie ancora. E grazie anche a Lucia Bottino. Allora, se è presente, vi terrei la Luisa Piani per il posto, per il punto di aperto. Perché molti, mi auguro di sapere, ma molte municipalità si sono trovate in grande difficoltà per il rinnovo di questo servizio. Non da ultimo, un mese fa, come consiglio provinciale, abbiamo dovuto adottare una banca, una convenzione addirittura in negativo, nel senso che è la provincia che darà qualcosa a chi ha la banca che vuole fare questo servizio. Noi ci auguriamo che questa sia una cara, soprattutto per la parte dalle informazioni raccolte sembra che con queste impostazioni potrebbe essere la precedente. Valuteremo poi se ci sono domande tecniche, quindi abbiamo la disposizione su.
In votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, approvazione di convenzione del servizio di interpreteria del Comune di Stadera, che è favorevole. Chi è favorevole? Sono tutte le mani, che bello, adesso provo a fare i conti, 11, 4, 15, è giusto? Ok. Chi è contrario, che è stato ovviamente nessuno, immediata esibilità, 15, grazie, grazie davvero, grazie Luisa. Una parte
dato la parziale illegittimità costituzionale di una norma, i suoi effetti sono estunti, cioè sono per comprendere l'effettiva portata e le conseguenze della sentenza di cui si parla, è utile ricostruire il percorso logico. La censura riguarda la norma che disciplina le modalità di riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo per il 2013 ai comuni per un ammontare di 2.250 milioni di euro. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma per violazione degli articoli 397 e 119 della Costituzione, in quanto non prevede nel procedimento di determinazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio da applicarsi a ciascun comune, alcuna forma di coinvolgimento dei comuni, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto attuativo del Ministero dell'Interno. La Corte Costituzionale richiama il legislatore al rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione per l'adozione delle decisioni che riguardano altri livelli di governo e richiama il principio secondo il quale ogni intervento di riduzione di risorse non deve compromettere la possibilità per i comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini. Pertanto, la censura della Corte non ha riguardato né il taglio dei trasferimenti né il quantum del taglio, ma unicamente il mancato coinvolgimento della conferenza Stato, città e dell'economia locale. Infatti, lo stesso punto 2.3 della premessa in diritto della sentenza argomenta testualmente: nessun dubbio che unirsi le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento. E ulteriormente conferma peraltro un consolidato orientamento della medesima Corte sottolinea. Vero è che i procedimenti di collaborazione tra enti debbano essere correlati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alle determinazioni della riduzione dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base una decisione unilaterale, ma tale condizione non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati. Maggior chiarezza, la Corte Costituzionale afferma che il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è dunque legittimo in sé per sé. La sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria. Successivamente la stessa ANCI Lombardia, con circolare numero 52 del marzo 2017, ha informato i comuni del correttivo inserito dal legislatore nella legge di bilancio 2017 con il comma 444, che prevede di riprendere la decisione del taglio 2013 attraverso l'intesa in conferenza Stato-Città, prevedendo altresì che in caso di mancata intesa entro 45 giorni, il Ministero dell'Interno provvede unilateralmente nei limiti previsti dalla norma, e cioè ripartendo le riduzioni in proporzione alla media della spesa per consumi intermedi sia per 2010-2012. Con questa previsione lo Stato si è conformato alla sentenza che ho citato all'inizio, la 129 del 2016. ANCI aveva sostenuto la necessità, ai fini dell'eventuale intesa, che lo Stato destinasse un fondo di 100 milioni di euro per compensare i tagli sproporzionati subiti da alcuni enti di piccole e piccolissime dimensioni, ma valutando che, per converso, rifare i criteri avrebbe potuto comportare che, a fronte del parziale risarcimento di alcuni enti, vi potessero essere altri enti ulteriormente danneggiati. Il decreto di conferma dei tagli operati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio ed è stato adottato senza intesa in sede di conferenza Stato-Città per il corso dei termini, in conformità al comma 444 che ho citato prima della legge di bilancio 2017. Per i dati effettivi della riduzione carico del comune di Stradella,
l'ufficio di ragioneria ha confermato che il dato di €390.173,73 riferito al 2013, così come riportato nella nostra esattamente un po' che era illustrato. Riassumendo, l'iter del vigente e costituzionalmente legittimo decreto confermativo della riduzione è stato il seguente. 9 febbraio 2017, prima iscrizione all'ordine del giorno della conferenza Stato Città Autonomia Locale. 23 marzo 2017, la conferenza Stato Città Autonomia, dato della data da cui decorre il termine dei 45 giorni spirato uguale, il decreto può essere adottato anche senza accordo. 23 marzo 2017, nella medesima seduta della conferenza Stato Città Autonomia Locale, ANCI dichiara che in mancanza entro la scadenza di 45 giorni di un formale impegno da parte del governo per reperire risorse aggiuntive per mitigare l'effetto dei tagli, soprattutto sui comuni e piccolissimi comuni, l'esito del dibattito in conferenza va inteso come mancata intesa. 26 marzo 2017 scade il termine di 45 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno della conferenza Stato Città e Autonomia Locale. 2 maggio 2017 il Ministero dell'Interno adotta il decreto di conferma della 17 maggio 2017 il decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 113. 19 maggio 2017 il Ministero dell'Interno comunica l'avvenuta pubblicazione del decreto confermativo. Quindi, alla luce di quanto esposto, la riduzione in questione è prevista dalle leggi e dai decreti che si sono succeduti e poiché è stata confermata e conformata alla sentenza della Corte Costituzionale, non ci sono gli estremi di legge per poter richiedere un rimborso e, di conseguenza, non si può in alcun modo imputare agli amministratori comunali alcuna responsabilità patrimoniale, in quanto, per l'appunto, dalla sentenza non deriva alcun diritto al rimborso. Questo è la relazione che ha seguito la dottoressa Dani. Ma quindi è giusto per capire, voi chiedete iniziale opzione o votate la fonte di quale dovete costo per lo Stato, per la spesa pubblica, il costo per
cioè, quindi mi sembra di ricavare l'insoddisfazione ovviamente e anche un po' di irritazione per essere parte di questo paese. Dall'altra parte il fatto che mi sembra improponibile quello che appunto la mozione ci dice di procedere a una richiesta che mi pare che anche ANCI ormai ritiene assolutamente inutile farla. Cioè, mi sembra veramente tanto improponibile. Questa era stata rinviata all'ordine del giorno del Consiglio del 16 giugno. Effettivamente quasi tutte le istanze che poi non sono state accolte, compresa alcune dei comuni della provincia di Pavia, erano state fatte prima della pubblicazione del decreto del 17 maggio, che poi in realtà il 17 e 19 maggio sono di nuovo. Resta il fatto che quindi a questo punto effettivamente può successo la stessa cosa che è avvenuta per la sentenza della Corte Costituzionale riguardo altre materie, non viene poi dato seguito perché è stato hanno legiferato per il futuro e hanno ribadito che quello sbagliato fatto in passato non si cambia, perché non può essere diversamente. Quindi direi che io propongo il ritiro della. No, ringrazio davvero che ha voluto venire perché sì, sarebbe stato anche non bello, no, scontrarci su una cosa dove giustamente fa un po' male. Sono state condizioni, hanno fatto sicuramente hanno sbagliato, ma che si sono barati le terre, hanno fatto un io concordo con la tua proposta se allora, unanimemente cioè, su proposta del capogruppo Mandolini che aveva formalizzato la mozione il Consiglio Comunale ritiene di accogliere la richiesta loro già hanno l'accettazione del ritiro della mozione. Chi accetta il ritiro della mozione? Unanimità. L'ultimo punto. Allora, interpellanza del consigliere comunale Ettore Mandolini, gruppo prima Statella, in merito alla possibilità di poter disporre dell'appartamento all'interno del palazzo comunale per un appartamento il sottoscritto Ettore Mandolini, consigliere comunale, ha considerato che all'interno del palazzo comunale disponibile ma ora non occupato un appartamento in grado di ospitare un familiare, un bando per la selezione dello stesso riservato solo ai dipendenti comunali non ha registrato alcuna domanda. Nella nostra città è evidente il problema dei costi dell'affitto per diverse persone, in particolare anziane in difficoltà economiche. Mi interpella la signoria vostra per conoscere se non si ritiene di poter valutare la possibilità di mettere a disposizione tale alloggio che non dipendenti comunali con criteri e modalità da definire i dipendenti. Ringraziando la sua attenzione si chiede cortesemente di inserire la sua carta di speranza all'ordine del giorno. La prossima sera consigliata, anche questa per dovrebbe essere del 7 giugno. Nel frattempo sono accadute alcune cose delle quali poi ho relazionato con la situazione. Questa interpellanza riportata dalla stampa, io diciamo in maniera abbastanza nervosa di avere una richiesta. Io ho fatto i cittadini che mi fermavano per chiedere l'alloggio, diciamo, me la sono un po' presa, non sono stato cortesissimo nei confronti di Ettore e poi di un corso. Beh, sul giornale il fatto era anche derivato, il fatto che anche qualora fosse no, rimasto disponibile, anche qualora il regolamento fosse diverso dal regolamento attuale di questo
Il dal primo piano, fino al primo piano c'è l'ascensore, no? Per disabili, per le persone che hanno difficoltà a scalare. Questo appartamento al piano secondo, c'è una strada, non una strada, c'è una scala molto stretta e comunque difficoltosa da percorrere. Quindi non potevamo neanche utilizzarlo per mettere a disposizione degli uffici per il pubblico, perché il pubblico non poteva accedere. Allora si era pensato di utilizzarlo per comunque dare questi spazi di lavoro agli uffici che erano sistemati. Poi, come hanno relazionato in conferenza di capigruppo, è arrivato il protocollo alla stanza di un dipendente che chiedeva eventualmente la possibilità di esercitare questa possibilità offerta da regolamento che era rimasto ancora quello. Allora a questo punto, dato che noi avevamo ambito due volte, tutte e due le volte nel deserto, e avevamo anche modificato, per la terza volta, per la terza, perché è vero che c'è questa disponibilità, ma deve essere offerta, abbiamo ribandito il bando per la custodia, il dipendente interessato prima ha presentato domanda, delle scale di agosto, e poi vi comunicherò all'esito, che poi se c'è una domanda sono ascoltato, se sono più domande sono. Quindi la funzione del parolto di tre daremo attuazione al terzo bando dalla custodia del palazzo, anche perché obiettivamente nel frattempo abbiamo dovuto attivare altre forme di coinvolgendo adesso i tanti vigili che hanno fatto parte del servizio, no? Di cultura, apertura e contatto, e altri dipendenti che si sono attivati per porre rimedio a questa situazione. È chiaro che come dipendente noi ci sentiamo molto. Quindi quasi sicuramente la domanda, ma io mi ero sistemato. Avremo un nuovo custode con tutto quanto previsto a fronte del servizio di custode, che prevede tutta una serie di ammettimenti, no? Di altre misure, ma anche il controllo, cioè, come da parte, potete vedere, a fronte di questo impegno qui, l'alloggio ovviamente per tutte le potenze. Questo è un po' è quanto. Io mi scuso ancora dagli eventi, questo è un effetto che ho detto, quando si rinviano troppo tempo le cose, poi succedono tutti i convenienti di questo. Speriamo. Allora signori, io per l'ennesima volta mi scuso per avermi infortunato fino ad agosto, abbiamo lavorato bene, vi ringrazio, buone ferie che ancora le deve fare, e ci rivediamo. No, ci vediamo però se...